la Virtus perde 79-88 contro il Partizan e complica notevolmente la sua corsa playoff, diciamo così, perché il Partizan adesso sale a 15-12 mentre la Virtus è 12-15. Allora, partiamo col dire che Coach Scariolo in conferenza stampa si è detto orgoglioso dei suoi ragazzi e della partita, non contento, perché non ci può essere contenti dopo una sconfitta, parole sue, ma comunque orgoglioso di come la squadra ha giocato. Questo va riconosciuto perché sicuramente la Virtus ci ha messo impegno, ci ha messo presenza sul campo, ci ha provato fino alla fine. Però non è bastato. Il Partizan si è dimostrato una squadra più matura, si è dimostrata avere giocatori più clutch nei momenti importanti, perché Ekpo e Nanna nell'ultimo quarto hanno veramente deciso la partita e si è dimostrata capace di portarla a casa. La Virtus ci ha messo il suo, perché le 20 perse, nonostante Coach Scariolo in conferenza stampa abbia dichiarato che è difficile gestire palloni quando gli avversari sono così fisici, sono così atletici, ti pressano in maniera così aggressiva, è sicuramente più complicato. Il Partizan ha degli ottimi esterni, forse tra i migliori della competizione, si è visto questa sera, però comunque la Virtus ha commesso 20 palle perse, di cui 12 nel secondo tempo, e questo ha condannato la squadra. L'emblema può essere Teodosic, grande giocatore che ha segnato subito due triple, poi è stato molto in ombra, ha contribuito con appunto 11 punti e 11 assist, quindi doppio doppio veramente importante per lui, però anche le 7 palle perse nell'ultimo 30 secondi della fine hanno influito tanto quanto, forse anche di più, degli assist nell'esito della gara. Appunto, tornando ai singoli, abbiamo un buon contributo nel reparto lunghi, perché il Partizan comunque ha subito i cambi che si creavano, i cambi sistematici in difesa, e Jaite appunto 14 punti, Miki molto bene, 13 per lui, insomma hanno dato la sensazione di esserci da sotto. Non sempre però, perché abbiamo visto anche oggi alcuni degli up sbagliati che hanno tolto quei punti che potevano servire alla Virtus per prendere il largo e per avere quel vantaggio che l'avrebbe permesso di vincere la partita. Cos'altro dire? Il Partizan infatti molto bene con gli esterni, Pant 17 punti, Ekpo 17, Annali 16, sono stati appunto loro a vincere la partita. Nell'ultimo quarto hanno fatto veramente molto bene contro la difesa della Virtus, che non è riuscita a contenerli, perché Hackett ha fatto subito 4 falli, Paiola comunque ha fatto quel che ha potuto, però di fronte ad avversari così forti e così fisici non si è speso molto, ma non è bastato. Insomma, la Virtus esce sconfitta e anche incerottata da questa partita, perché come riportato il bollettino medico abbiamo Schengelia assente per varicella, Ugeleye che si è di nuovo fatto male, hanno parlato in conferenza stampa di lesione addominale, Cordinier che è ancora out, non si sa quando ritornerà, quindi sì, la Virtus perde e ne esce incerottata con altri infortunati, seppur magari come Schengelia di breve periodo rispetto a quelli che aveva già. Cos'altro dire? La Virtus ci ha provato sicuramente, nel primo quarto ha giocato bene, nel secondo è passato in vantaggio, ma negli ultimi due tempi, negli ultimi due quarti, quando c'era da chiudere la partita, è mancato quel carattere, quell'aggressività, quello scatto mentale che oltre alla voglia le avrebbe permesso di vincere la partita. Quindi le chiude 12-15, ci sono ancora comunque altre giornate, la qualificazione non è preclusa, è seriamente compromessa, perché il Partizan è un avversario diretto, però non è preclusa. Possiamo trarre da questa partita il buon atteggiamento e sperare, aggiustando quei piccoli dettagli che la Virtus forse non si è ancora dimostrata capace di aggiustare, di sperare di concludere la stagione di Eurolega, forse arrivando ai playoff, però sicuramente giocando in modo aggressivo, combattivo e strappando magari alcune vittorie nelle prossime partite, per concludere in maniera dignitosa una comunque ottima prima stagione in Eurolega. Da Virtus e Caffredo regala tutta, ci vediamo per la prossima partita in casa, mentre questo giovedì c'è la trasferta, quindi ci vediamo settimana prossima.